Marcello Masi. Eccolo qui. Eccolo, l'applauso della piazza per Marcello Masi. Ciao Salvo. Ciao Marcello, benvenuto. Che bello. Vieni, ciao a tutti. Direttore, conduttore, viaggiatore, giornalista, tanti volti quelli di Marcello Masi. Io inizierei da un volto da giovane, guarda lì, quasi un ragazzino. Che ragazzino sei stato? Che carino. Ero io, sì. Eri tu. Allora, che, come ragazzino sei stato? Bella domanda. Nonostante qualche disavventura anche seria, ero un zuzzerellone. Devo dire, era, se si può dire, un casinista. Un casinista. In quella foto, tra parentesi, vicino a me c'è Luca Mazzà, che è, anche un altro, è stato un altro direttore. Come no? Della RAI, eravamo al Mamiani, qui credo di avere 17-18 anni, e devo dire è stato un periodo intenso, diciamo. Divertente? Divertente per alcuni aspetti, tragico per altri. Difficile, tragico. Però, come dire, si ricorda con grande piacere. Beh, qui sto sui tetti, mi sembra che è una mia collocazione perfetta. Era estate, c'era, cioè, un baffetto, un accenno di baffetto che non si può vedere, ma. Ecco, la gioventù, errore in gioventù, Salvo. Senti Marcello, sei diventato giornalista quando eri già abbastanza grande. Sì, però sì. Hai trovato spazio al TG2 dove sei diventato direttore. Sì. Vediamo un filmato in cui conduci TG2 Dossier. Addirittura. Sì. Buonasera. C'è una città che vive ininterrottamente 24 ore su 24, una città che da sempre convive con l'incubo della guerra totale, una metropoli nata solo 100 anni fa e che oggi vede vivere nei suoi quartieri quasi 3 milioni di persone. L'esperienza di dirigere un TG. Salvo, tu sei un collega, anche un collega, un bravo collega, grazie, anche esperto, hai fatto con le tue esperienze. La direzione di un telegiornale è qualcosa che è un po' diversa dal mestiere che facciamo. Il giornalista è qualcosa che riguarda la curiosità, la passione, la ricerca della notizia, esporre bene la notizia. Il direttore è un po', naturalmente in sedicesima, un direttore d'orchestra. Sono i tuoi giornalisti che devono suonare bene, tu devi permettergli di farlo. E quindi l'organizzazione, prevedere come si spostano anche le notizie, avere le persone giuste sul posto al momento giusto. È un lavoro molto, molto, molto bello, ma anche molto, molto stressante, perché il lavoro è H24. Tu dormivi col telefonino sempre acceso. Io ho il telefonino acceso e squillava, sinceramente squillava anche, non dico tutti i giorni, ma un paio di volte a settimana squillava ad orari impensabili. Però fa parte del gioco, naturalmente. Dall'altra parte della bilancia c'è la possibilità di scrivere un pezzo del presente e cercare di comunicarlo. E sei stato un bravissimo direttore. Però hai cominciato a parlare anche di altro. La tua prima trasmissione, oltre ai TG, si chiamava I Signori del Vino. Vediamo. Da bere posso portare qualcosa? Del vino, direi, no? Bianco o rosso? Beh, qua mi sa che ti divertivi di più. Com'è nata l'idea di una trasmissione monotematica sul vino? Allora, c'è una grande diatriba tra me e Rocco Tolfa, perché lui dice che se l'ha inventato lui, io invece sostengo di averlo fatto io, però no, l'idea è venuta a tutti e due e devo dire è stata davvero una valvola di sfogo. Lui, io ero il direttore, lui era il vice direttore, dopo 2-3 anni di direzione sentivamo il bisogno anche di fare altro e lo facevamo nel weekend, perché chiaramente con i telefonini accesi 24 ore. Però è stato un momento importante perché ho compreso e capito l'importanza dell'Italia, cioè l'Italia come il territorio, tutto il territorio, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. È stata una grande, grande scoperta e mi sono talmente innamorato che poi è stato, diciamo, l'impegno di tutta la seconda parte della mia vita professionale. È talmente importante il territorio per Marcello Masi che si è inventato subito dopo un altro programma, In Viaggio con Marcello, vediamo. Terra di culture antiche e tradizioni contadine. I colori e i sapori del Mediterraneo. È la Calabria. E adesso a tavola.
poi anche Linea Verde, insomma tanti racconti sul territorio, andando in giro per l'Italia. Ma c'è stato qualche episodio che ti ha messo un po' in difficoltà? Allora, gli episodi bizzarri ne ho avuti parecchi, sì. Però in particolare il Rocco, eravamo specializzati nel perderci in mezzo sì. alle strade. E mi ricordo una volta in particolare sotto il Gran Sasso, era primavera, esattamente forse proprio questo periodo, e con la macchina a un certo punto sbagliammo strada e ci trovammo con, dopo un tunnel, con la strada tranquilla, un muro di neve. A sinistra c'era il baratro, a destra c'era il Gran Sasso e non c'era spazio per girare. Abbiamo passato 10 minuti salvo, sentivamo anche gli ululati dei lupi, secondo me c'erano. Ce la siamo cavata naturalmente, però ce la siamo fatta un po' così sotto. Dopo migliaia e migliaia di chilometri, finalmente Marcello Masi poi è tornato in studio, nello studio di Vita in Diretta Estate, vediamo. Ma quanto so vecchio. Alle 16:24 con il lancio. E poi l'ora ufficiale? Alle 16:54, 55 bravo. A domani. Ciao a tutti, a domani. Reazione a casa. Abbiamo visto anche ballare, ti ho detto, da ragazzo ero un zuzzurellone, temo di esserlo rimasto anche in età avanzata. Beh, con Andrea è stato veramente un momento di grande intenso lavoro, anche se abbiamo lavorato durante il Covid, in pieno Covid. Pieno COVID, mi ricordo alcune giornate, era davvero pesante raccontare quello che accadeva intorno a noi. Però avevamo anche una missione, quello di alleviare un po' gli spiriti, quindi ci abbiamo messo di nostro per cercare il più possibile di far sorridere le persone. Allora, voglio chiudere questa chiacchierata con la bellissima foto di famiglia di Marcello Masi. Tua moglie e tua figlia sopporteranno anche il fatto che quest'estate non le porti in vacanza, perché sei impegnato in un altro programma, camper, giusto? Io saluto Flavia e Domitilla, i miei amori. Sì, sono impegnato in un nuovo programma, però devo anche annunciarti che dopo 7 anni lascio Linea Verde. No! Era il momento di lasciare, lo faccio dopo l'ennesima stagione. Sicuro, perché sì, noi lo vedevamo sempre contento. Siamo passati dal 13% al 20% in 7 anni. Programma di grande successo. È andato molto bene, però è giusto finire qua. Grande in bocca al lupo a Marcello Salvo. Masi, grazie per essere stato con noi. Grazie Michele. Grazie. Ciao, grazie a te. Grazie.